È nato a livello nazionale il movimento giovanile della sinistra, ma così anche a livello locale di Taranto. Siamo con Oscar Lagioia, che è il segretario provinciale di Taranto. Beh, creare una nuova classe dirigente, un'ambizione, perché magari ci sono i soliti noti attaccati alle poltrone, alle solite poltrone. Un'ambizione, una sfida bella per chi ci crede. È una sfida bella ed ambiziosa, hai detto bene. E capisco che ora non è facile attrarre i giovani parlando di politica. È più facile pensare ai giovani in un modo un po' più goliardico, ma non è così. Noi crediamo nella politica, crediamo che sia un'arte nobile. Sicuramente appena sarà possibile, il tempo storico ci permetterà di poter organizzare in presenza eventi, workshop e perché no anche vorremmo lanciare un momento che possa riguardare scuola di formazione politica, perché credo che proprio da lì si parte alla maggiore comprensione di quelli che sono i contenuti, che sono i veri connotati della politica stessa e di quelli che sono i valori stessi della sinistra. Anna Chiara Serio, militante del Movimento Giovanile della Sinistra. Dicevamo la necessità di creare una nuova classe dirigente, ma non avete anche un po' paura in senso così positivo, sfidare magari chi ha fatto della politica una professione, quindi questa novità, questo nuovo che avanza e che vuole dare così una nuova immagine alla sinistra rispetto magari a ai soliti nomi che occupano le poltrone di potere. La politica non è poltrona. No, assolutamente. Personalmente io credo nella politica come passione. Io personalmente sono scesa in politica tanti anni fa, mi sono appassionata in realtà alla politica, non ho mai ricoperto una carica istituzionale, però mi sono sempre interessata per quelli che sono i miei ideali e quello che voglio davvero cambiare nella mia comunità, che può essere la cittadina, che può essere la provincia, che può essere la regione. Sicuramente per noi giovani la poltrona non è il fine, ma è il mezzo attraverso cui arrivare a quelle che sono le soluzioni dei problemi che vediamo al giorno d'oggi.